Dovete uscire in 5 minuti e non sapete come truccarvi? Volete seguire il nuovo trend di stagione utilizzando il rosa senza sembrare delle malate? Volete prepararvi per una serata speciale utilizzando pochissimo tempo? Questo è il tutorial che fa per voi. Ciao ragazze, dopo questa intro assolutamente intelligente, ecco il nuovo video della settimana. E come vedete dal titolo, in questo video seguiamo uno degli ultimi trend di questa primavera 2013, quindi il rosa che quest'anno andrà molto per quanto riguarda il make-up, quindi occhi, guance, labbra e le unghie. Una volta avevo postato una foto di questo trend su Facebook e sotto c'era scritto, qualcuno aveva commentato che sembravano delle malate perché avevano questo trucco smortarello effettivamente con il rosa e sì, è vero, l'aspetto non era proprio sanissimo e quindi ho cercato di reinterpretare questo trend sperando che poi il risultato non sembri quello di una malaticcia, ma non mi sembra, anzi lo trovo anche piuttosto fresco e luminoso. Vedrete che ci vuole 5 minuti. Vabbè, dopo io solito parlo, 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 però vi assicuro che se togliete le parole e mantenete solamente i fatti, con 5-10 minuti avete un make-up molto carino, molto elegante. Molto anche ecco fresco per la sera, perché no, per un aperitivo magari prima di cena. E niente, vi lascio al video che spero vi piaccia. Ci vediamo al prossimo. Stendo il mio correttore, l'NC20 di MAC. Ed ora vado a stendere il mio fondotinta, di Clinique, il Super Balanced, nella colorazione Ivory, che è lo 03, sarebbe questo. Per il trucco degli occhi utilizzo questo pigmento di neve, zucchero filato, eccolo. E la rugiada per make-up lo stesso di neve. Praticamente questo non è altro che una base occhi, un primer occhi in gel che può essere utilizzato anche per mixare i pigmenti per farli diventare ombretti in crema. E il risultato, ragazze, è qualcosa di straordinario. Quindi cosa faccio? Vado a mettere un po' del gel sul palmo della mano, oppure potete farlo sopra un qualcosa di plastica. Vado a prendere un po' del mio ombretto, li mescolo assieme e ho creato il mio bel ombretto in crema che poi vado a stendere sulla palpebra. A questo punto, prima che il mio composto asciughi, vado a picchiettare di nuovo il mio pigmento, questa volta in polvere libera, sulla palpebra in modo che sia super luminoso. Adesso con una matita nera vado nella rima superiore dell'occhio e appena appena l'attaccatura delle ciglia sono nella parte esterna. Alleggerisco appena appena la matita. Piegaciglia. E mascara Vamp di Pupa.
vado a sistemare le sopracciglia e lo faccio solamente all'archetto qua, perché voglio che nella parte iniziale rimangano molto molto naturali. Quindi vado semplicemente a riempire le sopracciglia nella parte alta. Ora vado ad utilizzare il blush SOHO, sempre di Neve. Allora, lo metto innanzitutto sulle guance. Che alzo verso le tempie. E lo stesso blush con un pennellone grande così da sfumatura lo vado a mettere in questa parte. Allora, volendo dare un effetto molto molto luminoso al mio make up, che deve essere estremamente primaverile, torno a prendere l'ombrettino zucchero filato di Neve, sempre con un pennellone molto molto grande, e lo vado ad applicare appena sopra il fard che ho steso precedentemente, per creare, vedete, questo effetto di luce che è molto molto gradevole. Vado a fare il contorno labbra con la matita fenicottero di Neve. Ora vado a mettere sulle labbra questo rossetto di Saint Laurent, Le Rouge Pour Couture, nella colorazione 7, Le Fuchsia. Guardate. È profumatissima.